La Pfizer-CSL. Per quanto riguarda i trasporti, purtroppo ci saranno altri tagli, visto che la provincia di Salerno, di sua competenza, ha chiesto un ridimensionamento dei servizi a tutti quelli che fanno TPL. In parole povere, l'IVA che bisogna pagare e l'aumento dei corrispettivi va a ricadere sempre sul valore complessivo del contributo erogato. In parole povere, saranno meno chilometri che verranno erogati per le utenze. Si stanno preparando le gare, io sono molto scettico su queste gare che stanno preparando. All'inizio parlavano di macrostrutture, la Comunità Europea ha detto di no, devono essere microstrutture. Io l'unica considerazione da parte mia, questo l'ho detto anche agli esercenti il TPL di Salerno, di fare un unico gruppo per Salerno per competere a livello di queste gare. Probabilmente le gare verranno spostate di un altro anno. Nelle gare, anche se l'assessore Vetrella ha detto che ci sarà una clausola sociale, che io non sono convinto che ci sarà, non è prevista dalla bozza che hanno fatto. Prevedo sicuramente dei tempi molto più tristi dei trasporti. Per quanto riguarda il CSTP, con tutti gli sforzi che sono stati fatti, siamo purtroppo sempre col commissario che dovrà fare per forza altri tagli, dovrà fare per forza altra mobilità per vedere se riesce a ripianare l'azienda CSTP. Per assolvere i debiti pregressi dovrebbe vendere i cespiti, e non è una cosa facile. Il personale è ridotto all'osso, e il servizio oramai è quello che è. Non so più che cosa dire. Sicuramente non è una bella prospettiva per i trasporti. L'unica consolazione è che è una crisi a livello nazionale. Sicuramente altre regioni stanno investendo molto di più della regione Campania sui trasporti.